Oggi procederemo all'innesto di un limone. Questa è una piantina selvatica, la si riconosce dal fatto che ha tutte queste spine ed è proveniente dal seme, perché col seme dell'arancio amaro nasce la piantina che poi servirà da portainnesto. Quindi noi la dobbiamo ripulire, questa piantina, togliendo le spine inizialmente. Perché dobbiamo operare e dobbiamo non spinarci. Questa forbice è un po' vecchiotta. L'innesto dell'arancio o del limone o di qualsiasi agrume in genere viene effettuato in un periodo successivo all'innesto legnoso, anche se noi adesso opereremo a fare qua un innesto a linguetta o a doppio spacco inglese, che è la stessa cosa, e viene fatto nel periodo in cui la linfa della pianta continua a circolare più, quindi le giornate si devono allungare, continuano a circolare, diciamo, abbondantemente. Questo è il ramo del limone che noi dovremmo innestare. Sto cercando di capire il diametro dell'innesto, dove posso, per vedere dove posso effettuare l'innesto, deve essere più o meno dello stesso diametro del portainnesto, in modo che dopo le due piante i due tagli devono coincidere alla perfezione. Quindi puliamo e ricaviamo qua da questa pianta, diciamo, tagliamo qua. Togliamo questo e cominciamo a operare. Quindi questo sarà il nostro innesto e questo è il portainnesto che abbiamo detto, considerando che devono essere della stessa dimensione, diciamo, va bene questo punto qua. Quindi abbiamo tagliato la pianta, abbiamo tolto le spine per evitare, diciamo, di spinarci un pochino pure noi. Questo è il coltello affilatissimo, un coltello di caltagirone, la città dove fanno le ceramiche, e ci sono pure degli artigiani che realizzano pure questi favolosi e taglienti coltelli. Ecco, cerchiamo di fare questo spacco. La linguetta, lo modelliamo a linguetta, che è una specie di mezzo cuneo. Poi facciamo la stessa maniera, diciamo, la stessa cosa la facciamo nell'innesto. Andiamo a controllare che i due tagli più o meno siano della stessa dimensione, in modo da far combaciare perfettamente le pelle. Direi che ci siamo. E allora cominciamo a preparare l'innesto. Fare molta attenzione perché queste coltelle sono affilatissime e se scappa saltano le dita. Quindi questo è il primo innesto. Prepariamo, facciamo la stessa cosa nel rametto di limone. Direi che ci siamo, va bene così. Adesso proviamo ad accoppiare i due rametti facendo coincidere le due pelli. Direi che l'innesto è andato, si è incuneato alla perfezione. Adesso va legato partendo, diciamo, dalla parte di taglio. Si lega in maniera, questo è un elastico biodegradabile che col tempo, col sole, svanisce, si degrada e quindi non c'è bisogno manco di slegarlo, andrà via da solo. Una volta legato l'innesto, questo va protetto dal freddo, perché ancora le nottate sono fredde. Se prende un sacchetto di plastica, si inumidisce, io lo inumidisco con lo sputo per ricreare quell'ambiente caldo-umido, perché adesso quel po' di umidità evaporerà, si creerà l'ambiente caldo-umido,
che faciliterà l'attecchimento del limone in questo caso, però ripeto, si potrebbe innestare allo stesso modo qualsiasi tipo di agrume. Questo sacchetto, siccome l'innesto del limone viene fatto in un periodo più tardivo rispetto al melo, al pero, al ciliegio, va incontro alle giornate, diciamo, più lunghe e più calde, quindi il caldo, l'effetto serra potrebbe aumentare la temperatura a tal punto da bruciare le gemmette che stanno appena nascendo. Allora, noi per evitare questo ci dobbiamo mettere nel limone, è indispensabile il doppio sacchetto. Questo va coperto per cercare di ombreggiare, facendo pure dei buchetti così grossolani per permettere, diciamo, l'afflusso di abbondante luce. Questo si copre e si aspetta che il tempo e la fortuna facciano attecchire, diciamo, questo bel limone. L'innesto è concluso, che Dio ce la mandi buona.